27 marzo 2011, esattamente 3 anni dalla tua scomparsa, ti scrivo questa lettera. Fra, all'inizio mi domandavo chissà quanto tempo passerà prima che il dolore mi passi. Invece ho scoperto che l'intensità del dolore resta sempre la stessa. Forse l'unica cosa che è cambiata in questo periodo è la bravura con la quale riesco a nascondere tutto il dolore a chi mi circonda, ma soprattutto a me stesso. Spesso ciò che mi manca è la semplice consapevolezza della tua esistenza fisica. Potevamo anche litigare, insomma, potevamo non essere d'accordo su certi argomenti e magari non parlarci anche per delle settimane, cosa abbastanza comune per due fratelli. Ma in ognuna di queste circostanze avevo sempre la sicurezza che c'eri, che tornando a casa ti trovavo chiuso in camera, magari con il broncio, che non avevi voglia di vedermi o di parlarmi. Invece ora resta uno stupidissimo vuoto. Quasi tutti i giorni sento che ho lasciato qualcosa in sospeso e non ci posso fare nulla. Resto completamente debole davanti a non poter far più nulla, davanti alle mille domande a cui non avrò mai una risposta. E forse è questo che fa male. Il non sapere. Fra, sai cosa fa ancora più male? Sentire mamma e papà piangere di nascosto, pregando magari che tu li passi a trovare, almeno nei sogni. Giuro, questo mi distrugge. Antonella certe mattine invece la vedo sorridere tantissimo e mi racconta che ti ha sognato, che nel sogno ti ha abbracciato forte, che qualsiasi stupidaggine, che siete andati a mangiare un gelato assieme, proprio una qualsiasi cavolata. Eppure noto che questa cosa fa star bene. I tuoi nipotini Manuel e Matteo invece, quando alla TV o in un cartone animato vedono un angelo, dicono sempre: come lo zio Ciccio. E noi, sì, proprio come lo zio. Che teneri, devono ancora capire. Sofia sta crescendo tantissimo nei suoi 3 anni, sai? È vero, assomiglia un casino alla mamma. Ma il naso a patatina è proprio come il tuo, come il suo papà. Io in questi anni ho lavorato su me stesso. Ho modificato abitudini, pensieri, modi di vivere e tutto per nascondere. In conclusione, ho capito che non esiste un tempo in cui tutto passerà, ma esiste un modo per imparare a conviverci. Sai qual è? Andando avanti e anche nei momenti peggiori, invece di abbassare lo sguardo e piangerti, piuttosto alzare lo sguardo al cielo e sorriderti. Ciao Fra, ti voglio bene, tanto.